Un caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. Un saluto a tutti da parte di Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Grazie Fabio, è un piacere commentare questa partita in tua compagnia. Speriamo che le due squadre diano vita a un incontro emozionante. Vediamo dunque gli schieramenti delle due squadre. Tutto pronto, la sfida può avere inizio. Costa prova a prolungare. Prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Mandzukic. Paolo Dybala. L'appoggio sulla fascia. Bel gesto tecnico. Matuidi. Dybala! Mandzukic preferisce il retropassaggio. Pjanic! Hanno iniziato con l'atteggiamento giusto, ma devono sfruttare meglio queste opportunità. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Cross verso il centro. Prova la conclusione aerea. Che grande parata. Sicuramente non una parata semplice. Prova il filtrante. Higuain cerca la profondità sulla fascia. Attenzione al tiro. E sarebbe stato davvero un gol bellissimo. Peccato. E passa! Palla nello spazio, attenzione! Ecco Dybala! Può concludere! C'è il retropassaggio. Alessandro. La mette in avanti. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Trova il compagno in buona posizione. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Costa. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Cerca l'uomo là davanti. Matuidi scodella in avanti, palla larga in profondità. Si libera la grande. Ecco il tiro. Rete! Puggioni non l'ha vista partire,
Probabilmente la difesa gli ha ostruito la visuale. Guardate come la palla si infila nel varco aperto dei difensori. Il risultato si sblocca, 1-0. Questo gol li porta in vantaggio, ma manca ancora molto tempo. Cerca di allungare il gioco. Djuricic. Sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso. E ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Hanno mostrato sprazzi di buon calcio e sono riusciti ad andare in vantaggio. Dovranno mantenere questo ritmo nella ripresa. 1-0 alla fine della prima frazione, risultato in B. Ci prova. E il pipì da Higuain, una giocata grandissima! Vantaggio che comincia a essere molto comodo ora. Davanti alla porta, tutto solo, non poteva sbagliare. Ecco cosa succede a lasciare spazio a un giocatore delle sue caratteristiche. La difesa poteva marcarlo molto, molto meglio. Dunque. Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Il portiere la calcia lontano. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Allarga sulla fascia. Douglas Costa scatta verso il pallone. Cerca lo spunto. Colpisce il pallone. C'è la palla lunga in avanti. La mette sulla sinistra. Si avventa deciso sul pallone. Recupera il pallone scivolata. L'arbitro dice che si può proseguire. Dybala! E questa è un'altra grandissima parata. Alessandro. Vedo che la difesa non sale più, non punta sul fuorigioco. E vogliono proteggersi dalle imbucate, non concedono la profondità. Sanno che gli avversari sono bravissimi negli inserimenti e preferiscono affrontarli con prudenza. Evidentemente la tattica è questa. Ecco, ma è una tattica giusta? Secondo te fanno bene o fanno male? Ma guarda Fabio, ogni strategia ha dei pro e dei contro, non si può fare un discorso assoluto. Ma considerando l'abilità di questa squadra nel gioco in profondità, credo abbiano ragione. Con questi non puoi correre rischi, si muovono benissimo senza palla e arrivano in porta in un attimo. Alessandro. È evidente che in questa fase vogliono ridurre gli spazi disponibili in attacco. Ma la cosa Fabio non mi sorprende affatto, è normale cercare di neutralizzare. Pjanic! Non si fermano più, ancora a segno! 3 gol di vantaggio, si spegne la luce per gli avversari. Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Credo che nessun portiere al mondo ci sarebbe arrivato. Bellissima conclusione, angolatissima. Zero dunque. Palla giocata alta sulla fascia. Lichtsteiner legge bene l'azione, blocca il pallone.
Lancio lungo del portiere. Niente da fare, non passa. Arriva Higuain. Tocco morbido. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Dybala prova la giocata nello spazio. La palla gli arriva. Ha la possibilità di andare, qui deve tirare. Tiro davvero da dimenticare. C'è movimento lì a bordo campo e dunque forze fresche in gioco. La prima sostituzione non ha portato i risultati sperati. Ora c'è un altro cambio, vediamo se la squadra ne avrà beneficio. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Matuidi. Vuole la profondità. E l'arbitro dice che può bastare. Hanno dominato la partita in tutti e 90 minuti, trovando spesso il gol e trovando anche spesso la difesa avversaria impreparata. Che impressione ti ha lasciato la partita di oggi, Luca? Il divario tecnico tra le due squadre si è...